là davanti a questa pesce sono io. Io non lavoro, non ho mai progettato un treno né una ferrovia, non ho mai fatto un appalto pubblico in vita. Ho uno studio di design che lavora per aziende private. Lei non è il dipendente regionale? Ah, ok. No, no, c'è non venire via, perché poi c'è il cambio in rete. Sì. Sì. Libero professionista, titolare di uno studio di progettazione e design che lavora per ha sempre lavorato in vita sua per aziende private, non ha mai avuto a che fare col pubblico. Purtroppo adesso ho avuto a che fare, vedo che è meglio non averci a che fare, la prima volta in vita mia non ho mai avuto a che fare col pubblico, lavoro con aziende private, anche molto importanti a livello internazionale, quali Radio Yorks, che forse di nome la conosce, cioè, dicendo. Ma una cosa che volevo capire è questa qua, mi perdono ingegnere, che poi... No, però mi perdono soltanto una cosa, io che c'è una cosa che non sono riuscito a capire che è questa, no? Io mi sono attenuto, diciamo, alla delibera di giunta e a quella di consiglio comunale. Poi ho fatto misure catastali con dei mappali e tutto quanto. No, ma io non ho detto che lei lavora, ho detto c'è questo caso omonimia. Io dopo le giro anche il giornale in cui spiego questa cosa. Conosco benissimo, conosco molto bene. Sì, non è il libro di... Sì. Vabbè, lei mi spieghi le cose, io non ho motivo di non credere a lei. Internet mette yacht design, progetti imbarcazione, vede chi sono, quindi poi dopo si informa e vede che nella mia storia non sono mai stato né dipendente pubblico né ho fatto appalti pubblici né progetto treni, ferrovie e cose similari. E questo lo rettifichiamo senza problemi. Un secondo, la mia casa e il mio giardino, la mia proprietà a Diana Capri. Ah, il cancello di fronte a Gotta Pesce, ok? Dall'altro lato della strada. Sì, e mi perdoni, adesso la interrompo soltanto un attimo, perché sennò non riesco più a seguire. Come mai a me risulta catastralmente intestata a Garofalo Paolo la proprietà che le cederebbe al comune di Diana Capri? Per seguire, perché sennò... Va bene, mi dica lei. No, allora, se lei ha la pazienza di seguirmi... Sì. Tutto chiaro. Io... posseggo una casa con giardino a via Nuova del Faro con il cancello d'ingresso esattamente di fronte al cancello di Grotta Pesce, ok? Perfetto. Il comune di Diana Capri ha pensato male di adibirlo all'improvviso a deposito dei camioncini dell'immondizia, ok? Perfetto. E questo lei lo sa, oppure se no lo sa. Sì. No, lo so benissimo, io sono del posto qui. Il terreno di Grotta Pesce, adibito a deposito dei camioncini dell'immondizia, dove li lavano in mezzo alla strada e buttano i sacchetti in mezzo alla strada, fa sì che la mia proprietà, da che valeva 100, vale 0. Condivide? Francamente no, perché non... Vabbè. Cioè non è chi affianco la sua proprietà. Sì, ma c'è la strada che divide, no? C'è la strada che divide. Beh, si spende con la testa, tocca il cancello di casa mia e con i piedi quelli di Grotta Pesce. E se lei di Capri la sa quanto è larga la strada. Certo. Comunque non lo so lei, per me avere il deposito di immondizia fuori il cancello di casa mia mi fa ribrezzo. Penso che sia condivisibile per chiunque. Poi se a lei non fa ribrezzo, perché non la voglio più avere con un deposito di immondizia davanti casa, io gliela vendo volentieri al valore pre-immondizia, ok? Sì, ma mi perdoni, quello che risulta a me è che là non è che accantonano l'immondizia, sono soltanto questi mezzi.
ho cercato di prendere le cose con le buone per come dire, per quello vivere e perché non sono pratico e non ho a che fare né con la politica né con le amministrazioni locali né con i giornalisti. Per cui mi sono trovato i camioncini dell'immondizia che questi deprimenti comunali lavano a cancelli aperti, poi guardi, va su Google Earth, lei va su Google Earth e vede su Google Earth ci sta la fotografia di migliaia di disperati dell'immondizia, basta che va su Google Earth, quindi non deve credere a me, deve andare in internet, dato che vedo che in internet lei ci sa andare, ci ritorni, metto a Google Earth, vado a Gottapesce e vede che proprio Google Earth, anzi io me lo salvo perché a volte cambia Google Earth, ci sono miliardi anche di sacchetti di immondizia, quindi i dipendenti di questa azienda comunale usano impropriamente questo parcheggio. Ok, io questo non lo so perché ovviamente non ci passo la notte. Lo sto dicendo anche come verificarlo. Certo, io le premetto che io non sono prevenuto contro di lei, glielo faccio, lo dico solo per correttezza. Sì. Ok. Va su Google Earth, vedrà che Google Earth fa vedere il piazzale di Grottapesce pieno di sacchetti di immondizia. Google Earth, non Francesco Guida. Quindi, continuando il ragionamento, io mi sono trovato dalla sera alla mattina fuori la mia abitazione di Anacapri con i sacchetti di immondizia e i camoncini dell'immondizia. Secondo me arriveranno i topi, secondo me arriverà pure un poco di inquinamento. E dato che io sono una persona, come dire, per bene, no, non sono abituato a vivere vicino al deposito dell'immondizia, francamente. Io questo condivido, se fosse al posto suo, no, nel senso che pensavo, io penso che era solo un parcheggio lì. No, ma quale parcheggio? Sarebbe un parcheggio, però sempre dei camion dell'immondizia, però questo parcheggio lo usano poi per lavare i camion, per accatastare tutte le sporcizie, ma ci faccio un passaggio perché ci vedi attraverso il cancello cosa ci mettono. Per cui io avevo due strade, la prima è iniziare una causa, iniziare denunzie, iniziare questa cosa. Dato che capi, ho pensato che la strada della denuncia e del ricorso, ho parlato anche con i miei vicini, i quali pure loro hanno detto, ma Francesco, sai, qua ora iniziamo una guerra, non la finiamo mai, la perdiamo, eccetera. Oppure la vinciamo chissà quasi quanti anni, quindi con l'ingegner Cassino che è vicino mio e con altri le posso fare. L'ingegner Cappelli si è venduto la casa che stava proprio su Grottapesce, che forse lo conosce un mio. Dopodiché io ho pensato di fare una cosa normale, ho chiesto un incontro al sindaco, sono andato dal sindaco e ho detto, signor sindaco, io così, vorrei comprare il terreno di Grottapesce. E il sindaco, oppure, se lei gentilmente, mi leva i camioncini. Mi aveva detto, ma io come faccio a levare i camioncini? Giustamente. E io ho detto, mi compro io il terreno. Dice, io non glielo posso vendere il terreno, perché non so dove mettere i camioncini. Anche io ho detto al sindaco, ma mi scusi, se noi troviamo un terreno equivalente che non dà fastidio a nessuno, dove questi camioncini possono essere parcheggiati, io sono disposto a comprare e a dargli il terreno dove le può mettere i camioncini e lei mi vende il terreno davanti a casa mia. Giusto? Io mi risolvo il problema, vado a fare incontro anche a una spesa, mio malgrado, però mi risolvo un problema che in questo momento sta svalutando fortemente casa mia e oltretutto mi sta facendo sì che me ne voglio andare e voglio venderla. Ok? Il sindaco ha detto, va bene, se lei trova un terreno che non sia vicino al centro abitato, che non dia fastidio a nessuno, che sia più comodo di accesso per tutti i cittadini, che i dipendenti non si lamentino perché questi dipendenti si stanno lamentando perché ogni mattina devono andare a Grottapesce da Anacapri e perché comunque a me come amministrazione mi sta creando disagi,
io faccio un piacere ai dipendenti dell'immondizia, risolvo il problema che è lontano il deposito rispetto al centro abitato e poi i dipendenti vanno fino laggiù. Sì, e risolvi il problema a dei concittadini che si sono isolati, cioè a me, all'ingegner Casalina, all'ingegner Cappelli e agli altri, di cui non conosco il nome, ma sono quelli lì che stanno lì intorno, che si stanno lamentando che hanno l'immondizia in casa. Io gli ho trovato il terreno, mi sono messo d'accordo col proprietario per comprarlo e per darlo al comune di Anacapri, con un vantaggio enorme per il comune di Anacapri, perché il terreno che io so, che vorrei dare al comune di Anacapri è molto, essendo molto più centrale, essendo... In che zona si trova? Si trova... scendendo all'inizio di Via Nuova del Faro, in una zona diciamo non abitata e accessibile dalla strada, e quindi chiedo scusa ma è un terreno di cui lei è già proprietario? No, ho fatto un compromesso con l'attuale proprietario. Ah, ok, perfetto. È nella mia disponibilità, infatti ho detto che è nella mia disponibilità. Che sarebbe, chiedo scusa, sarebbe questo Garofalo Paolo, che a me risulta dalle carte. Esatto. Perfetto, esatto. Ok. Io ho fatto un compromesso con Garofalo Paolo e ho detto, mi compro questo terreno. Sono andato dal sindaco, ho detto, la di terreno, ha detto il sindaco, va benissimo questo terreno, perché io faccio una serie di favori ai dipendenti dell'immondizia, al comune di Anacapri e ai concittadini che si stanno lamentando. Però mi ha detto il sindaco, il terreno che ha trovato lei vale molto di più, io questi soldi a conguaglio non glieli posso dare. E io ho detto al sindaco, non fa niente, ci voglio rimettere io una cosa di soldi, perché pur di levarmi l'immondizia davanti a casa mia preferisco rimetterci insomma una cifra notevole, però salvo la mia proprietà, mi levo l'immondizia da casa e lei, signor sindaco, ha avuto pure fortuna, è stato pure fortunato perché ha trovato un concittadino che ha la disponibilità. Però lei si renderà conto di una cosa, ingegnere, mi perdoni, lei si renderà conto di una cosa, e chi legge quella delibera di giunta, 127.000 da una parte, 127.000 dall'altro, è indubbiamente strana questa cosa. Ma perché? Eh no, ma è strano a favore del sindaco. Io devo dire che il sindaco, gliel'ho detto più volte, ha fatto gli interessi del comune, perché il mio terreno, se lei può fare tranquillamente, faccia le verifiche, 2.000 metri quadri, e quello di Torta Pesce è pochi centinaia di metri quadri. Il mio terreno è molto più centrale, è quello di Torta Pesce isolato, e sono tutti e due inedificabili i terreni, quindi voglio dire, valgono 0-0, non è che io a Torta Pesce posso costruire una casa. Così come il terreno che sto cedendo, che è molto più grande, non è edificabile. Quindi a parità di inedificabilità, a parità di comune, il terreno che io cedo non solo vale di più, perché moltissimi metri quadri in più, circa 2000, 1964 se non ricordo male. Esatto. Contro quello di Grotta Pesce, che è poche centinaia di metri quadri. Quindi non solo vale di più perché è molti metri quadri in più, ma vale di più perché quello di Torta Pesce si trova dove le fa, e quello che io sto cedendo, lo può verificare con la particella catastale, si trova molto più al centro di Anacapri, molto più vicino al centro. Quindi, come vede, l'affare lo sto facendo fare al comune di Anacapri. Il sindaco ha fatto bene i suoi interessi, perché il sindaco mi ha detto, io non posso spendere un euro, se lei vuole fare la permuta si deve accontentare di quello che le do e deve perdere una cosa di soldi. Io ho detto, signor sindaco, io perdo una cosa di soldi perché penso che devo risolvere questo cavolo di problema che mi è capitato all'improvviso per questa sfortuna che ho avuto di avere questi camioncini in mondizia. Quindi qua il sindaco, secondo me, dal mio modo di vedere, ha fatto finalmente gli interessi del comune,
e io mi sono prestato perché ho pensato, come le ho detto all'inizio, che se mi mettevo contro la giunta, mi mettevo contro la società servizi dell'immondizia, mi facevo la causa dei cent'anni, consigliato ovviamente da mio cognato, che è un amministrativista importante napoletano, io non ottenevo nulla, l'ottenevo fra 30 anni quando sono morto. E quando sono morto non ho nemmeno i figli, non me ne importa niente, la casa può anche crollare, perché tanto non ho figli e non so chi lasciarla. Per cui ho pensato che invece finché ci vivo vorrei viverci in modo dignitoso. Questa è la storia vera, tutta verificabile da documenti, perché lei c'ha la particella catastale di Garofalo e può verificare che 1964 metri quadri e che ci trova molto più centrale di Cortapesce. Può verificare che quella di Garofalo e Cortapesce sono tutte e due inedificabili. Può verificare che Grottapesce sono pochi centinaia di metri quadri, può verificare da Google Earth che è piena di immondizia, può verificare, prende il motorino, la macchina, non so, da Cortabbia, si va a fare una passeggiata e vede, se ci va 3-4 volte se ne accorge, prima o poi, che ci stanno i cancelli aperti, i camioncini che li lavano in mezzo alla strada, va a verificare che poi ci lasciano un poco di roba, sta di tutto, sta una bambola vecchia, una cosa di un parrucchiere vecchio buttato, le posso fare l'elenco delle cifre che ci sono, io davanti a casa mia ho la discarica, quindi voglio dire, è un'operazione alla luce del sole che ho proposto io al sindaco e il sindaco, come dire, mi ha detto di volta in volta, se tu me lo trovi io te lo faccio, se tu me lo fai io te lo faccio. Io gli ho trovato una condizione favorevole a lui, anche perché sono stato in questa cosa consigliato dalla mia cognata amministrativista e da Guido Fuggerelli, penalista, non ho nulla da temere, è tutta la luce del sole, è tutto dimostrabile. Gene, vedi lei adesso ha spiegato le cose così come sono. Io invece quando vado a leggere il giornalista, perdoni, faccio questo lavoro da 27 anni, quando vado a vedere che Cristina Anacapi fa una diffida alla Capi Servizi per spostare i mezzi all'arena comunale, che non c'entra niente con Grottapesce, che dopo un quarto d'ora... Le spiego una cosa di quello che legge, chiunque legge gli atti amministrativi. Che dopo poche ore alla Cavi Servizi rispondono abbiamo il terreno, il sindaco dell'ufficio tecnico vedi se abbiamo un terreno disponibile nelle nostre proprietà, oppure se è a comprarlo, fittarlo, fare eccetera eccetera. Arriva la lettera sua, mi sembra i primi giorni di settembre, se non sbaglio, il 4-5 di settembre. A seguito della sua lettera hanno trovato la pietra nascosta. E allora lei si renderà conto. Le chiedo soltanto scusa, solo 8 secondi e poi più ci mancherebbe. Chiunque legge quegli atti sembra che comunque si stia facendo una cosa che il cui odore non è perfetto. Okay? Poi vanno in consiglio comunale, corrono in consiglio comunale, subito mettono i beni da vendere. Sembra una cosa un po', perché in effetti se il comune voleva trovare l'area in cui spostare non Grottapesce come nascono le delibere comunali, ma bensì quell'arena comunale, faceva un bel bando, diceva chi cittadino vuol vendere, fittare, permutare. Non essendo avvenute queste cose, chiunque legge gli atti amministrativi, infatti mi dispiace per lei, ma nessuna querela sarà fattibile per legge proprio, e il professor Fulgiero glielo potrà spiegare molto chiaramente. Per un semplice motivo, tutti questi atti sono viziati da una serie di cose, capisce? Se invece il sindaco avesse detto, dei cittadini mi hanno chiesto di togliere i camion da Grottapesce, troviamo una soluzione alternativa, questi cittadini mi hanno chiesto di togliere da Grottapesce i camion, metto a disposizione anche un terreno alternativo, non sarebbe nato nessun articolo, nessuna inchiesta, capisce? No, solo per questo le spiego, okay, perché okay, uno... Io... Il dubbio è legittimo, però bisogna approfondire però le cose fino a dirle. Ma io li approfondisco in base agli atti ufficiali, ingegnere, capisci? No, perché lei ha fatto pure uno scambio di persona. Ma infatti questo ho detto, può darsi che sia un'omonimia. È proprio un'omonimia.
il fatto sì sì, ma io non ho motivo di, io non ho motivo di verificarlo, ma di cui, allora se io parlo con lei è perché io la credo. Cioè la casa è di mia proprietà, la data di nascita va al catasto e sono io. Sì, il sì, problema sì. Non è questo, il problema è che il sindaco ha fatto anche le cose in trasparenza, perché il sindaco ha pubblicato la cosa dicendo chi altro c'è che vuole che ha un terreno. Ma in effetti questa cosa qua non emerge da nessun atto comunale, ingegnere. No, emerge, e ora io non so gli atti alla mano perché poi non lo so. Guardi, se lei mi dà una sua email, io per sfizio le giro le delibere. Le do la mia email e poi se vuole tutti i documenti in mio possesso che dimostreranno che il sindaco non solo si è comportato. No, io non sto dicendo questo, sto dicendo che non c'è stata una trasparenza tale. Cioè, se il sindaco diceva, guardate, io i vicini Grottapesce che hanno questo problema, glielo voglio risolvere, troviamo una soluzione alternativa, è diversa la cosa. È andato dal sindaco il momento giusto, cioè perché forse il sindaco già era in difficoltà perché questi dipendenti della società, che non so come si chiama, Anacapri Servizi, stanno lamentando fortemente che la mattina devono scendere fino quasi al faro per andare a lavorare, idem vale il pomeriggio quando finiscono, per cui era, come dire, lo spostamento da Grottapesce, forse là io che aspettavo e avevo pazienza, come dire, per qualche anno con l'immondizia ci risolverà da solo il problema senza io spendessi i soldi. La convivenza con i dipendenti stanno lamentando, lei può indagare, perché dicono che questo deposito è troppo lontano, perché gli crea disagio arrivare, hanno chiesto addirittura, mi risulta, un pulmino perché li andassi a prendere e li riportasse con una pista, quindi con aggravio di spese per l'anagrafe servizi, e chiaramente c'è una problematica che fa sì che abbia preso in considerazione la mia proposta, perché probabilmente, anzi sicuramente, qualche app emergerà che il sindaco già stava già cercando un terreno alternativo, una soluzione alternativa, ma non per me, perché ci siamo conosciuti in occasione di questo fatto. Perché l'ubicazione, come dire, così delocalizzata di questo parcheggio, che poi parcheggio non è, perché ripeto, là fanno anche altre cose, e era una localizzazione che non andava bene a prescindere da Francesco Guida, e così il punto. Poi lei, ripeto, è libero di fare tutte le verifiche del caso, anzi le do volentieri la mia mail, così a mia volta se lei mi scrive io le giro quanto il mio possesso, dal quale lei desumerà facilmente che quello che le ho detto corrisponde a verità. Va bene, ingegnere, guardi, io tenga conto di questo. Beh, domani è domenica, per cui non lavoro, eccetera, però lunedì io adesso vado anche a, infatti ci sono anche stato io per delle riprese video a Grottapesce, ma la vostra casa, perdonate, è quella che sta facendo i lavori adesso? Esatto. Ok. E mi impegno comunque, lunedì e martedì c'è molto mal tempo, non so se lei ha conoscenza del meteo, eccetera, ma mercoledì, che il tempo migliora, da capo salgo apposta e vado a rendermi conto. Perché a me quello che risulta è là ci sono soltanto i furgoncini dell'Anacapri Servizi, ma non rifiuti e cose. Dottore, dato che io poi purtroppo parto perché io giro il mondo per il lavoro e c'ho la fiera negli Stati Uniti di colore delle barche, sì, sì. E che, quindi
non ci fai hotel, è così cortissima da me SMS con la mail. Intanto io le mando le foto, così lei si rende conto cosa fanno all'insaputa del sindaco. Perfetto, perfetto, perfetto. È perché quando io, come dire, se quello era come parcheggio, ecco, dove arrivava il furgoncino, apriva il cancello, lo chiudeva dentro, e io non è che mi... Ma io che sono pazzo di andare a buttare 200.000 euro per comprare un terreno e regalarlo al sindaco. Perché il terreno di Rotta Pesce vale poche decine di migliaia di euro, proprio fatto da... non da me, fatto da geometra che fa i... Ma lei può incaricare un qualsiasi geometra di analisi. Vabbè, ma addirittura questo non arriviamo a questo, perché insomma non è... No, vabbè, non è stato di milioni di euro, per cui c'è un'attenzione ancora maggiore di quella che ha avuto. Il terreno di Costa Pesce vale sì e non una trentina di migliaia di euro, volendo essere proprio generosi. Il terreno che ti do io lo compro a 210.000 euro, pensi un po' lei quanto in questa questione io ci vado a rimettere. Certo. Ma io lo faccio volentieri, perché io ho una proprietà stupenda, lei ci può entrare, tanto stanno finendo i lavori. No, vabbè, non mi permetterei mai, sì. No, non ti permetterebbe, ma c'è il mio permesso, quindi si può permettere. Entri nella mia proprietà e vedrà che paradiso è grande. Cioè, io vedo il verde, il mare, Ischia, in grazia di Dio, nel posto più bello del mondo, ci devo venire a vivere, perché non è che una casa di villeggiatura. E esco fuori e mi ritrovo i camioncini dell'immondizia. Lei può capire che per me buttare una certa somma è fondamentale per me. Va bene. Quindi io mi scusi, sto agitato. No, a me dispiace che se ecco, onestamente io sono sincero che non sempre una cosa che non è una cosa sempre un vantaggio. Io dico sempre la verità, io sono stato anche a Grotta Pesce, ci sono stato, credo, un attimo solo. Scusa, quando siamo andati a Grotta Pesce? Lunedì mattina? No, quando siamo andati? Giovedì mattina ci sono andato lì, che dall'esterno io vedo soltanto dei furgoni, dei cancelli chiusi, andandoci alle 11:30 di mattina, ovviamente non c'era neanche nessuno. No, è niente, per cui... Ma quelli non è che stanno tutti i giorni. No, per dirlo, io ci sono anche andato lì e non mi è sembrata una situazione. Ovviamente se lei dice l'inverso, ed è così gentile da mandarmi anche le foto per WhatsApp, quello che vuole, mi fa piacere. Guardi, le sto facendo al computer una foto in cui si vede che Grotta Pesce invasa dai sacchetti dell'immondizia e i furgoncini. E dopodiché più dei contenitori, penso, di lattine, di plastica, non so che sono. E poi, guardi, passa questa foto, dopodiché lei mi dice se una persona qualsiasi, non dico io che mi ritengo una persona, come dire, un po' pignola, una persona qualsiasi è disposta a convivere con i sacchetti di immondizia ammassati alle porte di casa. E no, ma neanche io sarei, ma neanche io ci riuscirei a convivere. La bussa e rischio di infezioni. Io poi ho anche due cani e lei capisce bene, non c'è mai malattie. Allora io le sto mandando una foto, ma però ripeto, basta che lei ci va quanto prima su Google Earth, perché loro fanno i passaggi con i satelliti e dopo qualche mese magari non la trova più questa foto, questa immagine, gliela mando io adesso. Perfetto. E lei vedrà che il numero di sacchetti di immondizia è casa mia vista pochi centimetri per i cancelli, cioè la larghezza di quella strada che due panda quando si incrociano. No, poi se ci lavano i mezzi addirittura col percolato e il resto neanche io ci abiterei, onestamente. Ma quella, la situazione è quella. Poi io ho preso con le buone il sindaco, non sono stata dal grillo, perché ripeto, io avrei in tribunale tutte le ragioni del mondo. Cioè, però che faccio? Ingegnere, lei ha avuto una sola sfortuna, sa qual è? Siccome c'è una grossa polemica tra Capi e Anacapri sul metrò,
No, 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 mi perdoni, no, mi, no, mi perdoni un attimo solo. No, 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 ma non volevo entrare in questo argomento. Lei ha avuto una sola sfortuna, che c'ha un omonimo in regione che si occupa del metro, per cui agli occhi di un giornalista, mi faccio solo finire di parlare, mi perdoni. Agli occhi di un giornalista, chi fa con grande serietà questo lavoro, almeno nasce il dubbio che si tratti della stessa persona. Capisce? Ma io gliel'ho detto, il dubbio è legittimo, io perciò l'ho chiamato, se no certo, mio cognato che è l'avvocato Brunetti, che è figlio dell'ex prefetto Brunetti di Napoli, che è amministrativista, l'ho voluta chiamare io di persona perché ho, come le ho detto all'inizio, lei ha scambiato la persona e sono sfortunato perché Francesco Guida saranno 3 pagine dell'elenco delle foto qua a Napoli e quindi io ho Francesco Guida, pensi, andavo in albergo a Milano al Hotel Jolly a Largo Augusto e c'erano 4-5 Francesco Guida di Napoli e dormivo agitato perché ho detto se uno di questi ho detto certo. Faccio la fine di Enzo Dottora. Il mio è un nome, non è Moscule, Fuele, che è un nome particolare. Certo. Però ora io le faccio la foto della schermata di Google Map del computer, che, alla quale lei può accedere ovviamente dal suo computer, le mando la foto e le faccio vedere che è pieno di sacchetti di immondizie e camioncini, ma poi anche se quando non ci sono i sacchetti arrivano questi camioncini sporchi e loro con la pompa li lavano in mezzo alla strada, ma non è una cosa normale. Io invito una a casa e quello si trova davanti a casa i sacchetti di camioncini e immondizie che stanno lavando. Certo, indignitoso proprio, certo. Sicuramente il sindaco non ha autorità a fare queste operazioni, ci mancherebbe, anzi non lo sa proprio, io mi sono guardato bene da... Gio, vi tutta la stranezza nasce da questa cosa qua, che il sindaco fa una lettera all'Anacapi Servizi diffidando una persona che lui ha nominato, Paolo Staiano, a capo dell'Anacapi Servizi, diffidandolo a spostare i furgoni che stanno all'arena comunale. Perciò è sembrata strana questa cosa. Capite? Cioè il sindaco invece per raggiungere questo obiettivo ha percorso un'altra strada. Però chiunque legge quegli atti dice ma che sta succedendo qua, capisce? Ho capito, però... Qua siamo 4 gatti di noi, cioè non è necessario diffidare una persona nominata a lui, ce lo chiami, cioè, no, però, c'è un problema, sposta sti cosi, capite? Dottore, mi scusi, però voglio essere chiaro, l'ho detto con un po' troppa velocità. Non sono io l'unico che si sta lamentando degli, come dire, abitanti. Sì, ma di questo mi rendo conto. Può essere che là ci stanno anche degli abitanti un po' noiosi, sono degli anacapesi noti, non so se li conosce, uno lo chiamano... Paperone. Paperone Confina. No, lo conosco perfettamente. Allora, io sono andato con le buone maniere dal sindaco, può essere pure perché Paperone, tipo Paperone per carità, poi non è Paperone, ho un'altra minacciata il sindaco di denunziarlo e quindi il sindaco si è sentito, diciamo, non da me, perché io, ripeto, non gli ho manco detto che quello che fanno, come dire, secondo il sindaco è un parcheggio. Faccio per dire, là ci abbiamo anche Croce, lo sa che gestisce le slot machine, è un mio vicino di casa. No, veramente no, conosco lui perfettamente, ma non... Comunque, Croce, ma per fare le cose si sono lamentati tutti, può essere che uno di loro, come dire, un po' meno... cortese, si è andato dal sindaco e l'abbia minacciato di denunce, insomma l'abbia trattato male. Cioè. E quindi il sindaco ovviamente per proteggersi abbia fatto questa lettera di cui lei mi parla, per mettersi le spazio. Una cortesia invece che lei mi deve fare è questa, perché io sono impazzito, perché non trovavo mai Francesco Guida, trovavo Garofalo Paolo facendo le visure cadastrali. No, siccome lei ci sa andare, io le confesso la mia non praticità, su Google Maps mi può trovare qual è il terreno che lei darebbe al Comune di Anacapri? Sì. Se mi manda una foto anche col telefonino, mi fa una cortesia, mi risparmia,
credo di individuarlo, perché io in tutto questo, il terreno, c'è questo capriccio, questo, non so se lei lo conosce, Ferdinando, che è un po' un mio uomo di fiducia, l'Ana Capri. Ferdinando? Ci sono tanti Ferdinando. Che il cognome, io lo chiamo Castellano, ma non il Castellano di cognome. Vabbè, ora le sentivo il cognome. Ferdinando mi ha portato, l'ha trovato lui il terreno. Ha detto, ingegnere, venga, perché l'ho trovato un terreno. Sono andato con Ferdinando, me l'ha fatto vedere. E poi devo darle la particella, devo risalire la particella, vabbè, comunque mi prenderà, diciamo, una giornatina, insomma, domani che c'ho poco. No, io la particella ce l'ho, perché ho la misura cadastrale. Ma tu, io ho la particella, però devo, come dire, andare secondo memoria, passo passo su Google per individuarlo. Mi fa una cortesia. Io le do la... Sono sincero, a me questo terreno qua, una volta che ho visto che andava bene al sindaco, una volta che ho visto che era accessibile alla strada, una volta che ho visto che case vicine non ce n'erano, una volta che ho visto tutto questo, poi non è che io lo compro e glielo giro.